Anna, sai, l'altro giorno è stato un po' imbarazzante, cioè... sì? Beh, comunque possiamo rimediare. Vuoi venire a fare un giro al centro commerciale con me? Oh, sì, Davide, è molto gentile da parte tua. Sì, effettivamente l'altro giorno è stato un po' brusco, però possiamo rimediare oggi con una bella giornata qui al centro commerciale. Cosa vendono qua? Ah, borse. Ti piacciono le borse? Sì, mi piacciono, però non me ne serve nessuna, ecco, insomma, no. Arrivo, un attimo. Una coppia che si sposa? Come mai Dave guarda questo? Salve! Salve, vi state sposando? Vi state sposando, eh? No, no, siamo semplicemente dei modelli, stiamo lavorando qui, quindi indossiamo abiti da sposa e da sposo per far vedere le nuove collezioni, ma non stiamo insieme. Oh, capisco. Beh, lei è bellissima. Ma Dave, scusa, ma come mai ti interessava? Cioè, non so, sei interessato al matrimonio, perché per esempio per me il matrimonio è la cosa più bella in assoluto. Io vorrò troppo sposarmi da grande. No, io penso che sia solo una questione di soldi, cioè si fa solo per quello alla fine. Cosa? I miei genitori hanno detto che è stato il giorno più bello della loro vita. Cioè, no, anche per me sarà così, ma quali soldi? Bah, non capisco sinceramente. Un po' strano, però. Andiamo al piano di sopra? Ma sì, dai. Guarda, Dave, un sacco di costumi fantastici. Oh, sì, potremmo indossarli per andare in piscina, magari. Ma sì, un giorno possiamo andare in piscina insieme, no? Sì, certo, molto volentieri, però quando fa più caldo, insomma, adesso un po' freddo. Ma sì, certo, nei prossimi giorni, non adesso. Ascolta, Davide, vado un attimo in bagno, puoi aspettarmi qui? Sì, certo, ti aspetto qui, magari vado a prendere un... dopo andiamo a prendere un gelato. Ok. Ehi, Dave! Oi Maria, ciao, sono qui con mia mamma a fare shopping. Mamma, lui è Dave, è un mio compagno di classe, è nuovo. Come stai? Come mai sei qui? Veramente, io... c'è Maria, vedi, salve signora, sono venuto a fare un giro con... Non ci posso credere! Ancora tu, Maria? Sempre in mezzo ai nostri appuntamenti, ma cosa vuoi? No, no, no... È stato un equivoco, Anna. Aspetta, aspetta, Anna. Mamma, anche Anna è in classe con me. Non capisco perché in questi giorni fa così, ma comunque, vabbè. Ciao, Dave, a domani. Ciao, ciao, Anna. Anna, aspetta, Anna. Anna, è stato un equivoco. Insomma, ci siamo incontrati per caso, ci siamo salutati. Come ti dicevo, io sono nuovo in classe, ho bisogno di fare amicizie, ma perché ti comporti così? Ma insomma, Dave, io non capisco, cioè sei venuto, mi chiedi di uscire, sei venuto all'ospedale, pensavo che a te piacessi io, no, Maria? Ma sì, infatti volevo chiederti una cosa importante, cioè, dimmi, dimmi. Sì, cioè, vedi, tu mi piaci molto, piaccio anch'io a te? Certo che mi piaci, sì, assolutamente. Ecco, vedi, ti devo chiedere una cosa ancora più importante, perché ci ho pensato molto in questi giorni e vorresti stare con me? Oh mio Dio, Dave, sì, finalmente! Pensavo non me l'avessi mai chiesto! Allora, scusami per gli altri giorni, non pensavo, non capivo perché ti comportavi così. Oh, adesso possiamo proprio andare a mangiare un gelato.